Allora, guardate, oggi andremo a realizzare insieme questo progetto che è un coprispalle facilissimo, veramente facilissimo, anche per chi ha le prime armi con l'uncinetto, anche per chi magari non è molto pratico nella realizzazione di capi d'abbigliamento, è veramente adatto a tutti perché viene realizzato formando un rettangolo grandissimo, lungo, lungo tutto, quindi lungo quanto la schiena e le due maniche, e poi per fare le maniche si va semplicemente a cucire una parte di questo rettangolo da un lato e dall'altra, e dopo andremo a fare i polsini come ultima cosa, quindi veramente è facilissimo da lavorare, adatto a tutti. Noi l'abbiamo realizzato con questa lana al Madesim, e ne ho utilizzati due gomitoli da 150 grammi per fare una taglia di un coprispalle ML, diciamo più L, ok? Quindi un due gomitoli, un 300 grammi di filato. Si lavora molto bene, la lana è bellissima, il coprispalle resta molto morbido, ma anche molto caldo perché questa lana ha un 25% di alpaca e un 27% di lana, se non sbaglio, e tiene veramente molto caldo e molto, molto buono come resa. Quindi questo è quanto, quindi vi lascio il tutorial, spero che il progetto vi piaccia. Se provate a realizzarlo, abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Mari e le amiche uncinettine, dove potete pubblicare le foto delle vostre creazioni, chiedere consigli e quant'altro. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Un bacione, ciao! Andiamo a lavorarlo con questa lana che è morbidissima, proprio morbidissima, è la lana Madesim, la trovate sul nostro sito www.merceriamari.it, e io ho scelto questo colore per realizzarlo e andremo a lavorare con un uncinetto numero 7, ok? Quindi vi ripeto che sul sito www.merceriamari.it trovate tutto il materiale, tutti i filati che io vado ad utilizzare. Quindi vi lascio al tutorial. Prima di partire a realizzare lo scaldacollo, voglio indicarvi come si calcola la misura. In base, se avete una taglia diversa dalla mia, io vado a realizzare uno scaldacollo per una taglia, diciamo, una L. E se voi avete una taglia più grande o più piccola, la misura che dovete prendere anche qui è molto semplice: vi occorre 1 cm da sarta. Misurate a partire, allora calcolate che dobbiamo fare un bordo tipo questo della maglia che indosso io, quindi un 10 cm in meno dal braccio, quindi 10 cm sopra il polso. Misurate da qui tutto il braccio, tutta la spalla, tutta la schiena, fino ad arrivare all'altro braccio, sempre a 10 cm prima del polso. Questa è la misura che dovete calcolare. Io ho misurato su di me e devo realizzare una striscia lunga 125 cm. Quindi 1,25 m. Calcolate anche voi col centimetro appunto le due braccia e la schiena, e senza contare 10 cm appunto dal polso, dove poi andremo a fare il bordo manica e lo vedremo dopo. Quindi questo è il modo per misurare e fare la taglia che vi occorre. Quindi se nel mio caso appunto ho misurato 125 cm, devo andare a mettere un numero di catenelle pari a ottenere quella lunghezza. Quindi adesso ne avvio un po', poi vi dirò quante ne ho messe in totale e poi vado a misurare col centimetro per vedere appunto di averne ottenute abbastanza, ok? Quindi questo è il modo per calcolare la taglia che vi occorre, quindi molto semplice. Quindi partiamo subito avviando le catenelle. Adesso al termine vi dico esattamente quante ne ho messe, quindi anche voi partite, avviate il numero di catenelle e poi con 1 cm sempre calcolate di aver ottenuto la misura che vi occorre. Tenete presente che dopo, una volta avviate le catenelle, quando fate il giro successivo il lavoro un pochettino si allarga, quindi se avete misurato ad esempio nel mio caso 125 cm, mettete catenelle per 120, perché poi 5 cm li recuperate facendo il giro dopo che il lavoro cede e si allarga ulteriormente. Non mettete i centimetri giusti, sennò poi magari vi ritrovate con 130-132. Ok, quindi dovete stare un pochettino più scarse nell'avviare le catenelle.
Allora, in totale ho avviato 150 catenelle, però vi ripeto, dovete misurare col centimetro e ottenere una lunghezza di centimetri pari alla taglia che dovete realizzare, quindi questa è una misura indicativa, anche perché oltre alla taglia può variare anche il filato, se magari ho usato un filato diverso da quello che sto usando io, il numero di catenelle che vi sto indicando magari non è adatto appunto al filato che state usando. Quindi mi raccomando, per assicurarvi che la misura del rettangolo sia giusta, dovete provare con un centimetro, misurare in centimetri, quelli sono universali, non potete sbagliarvi. Adesso partiamo subito, quindi sulla base di queste catenelle, a lavorare il punto con cui lavoreremo tutto il nostro coprispalle. Allora, saltiamo 2 catenelle, andiamo nella terza. Quindi una, due, punto nella terza e vado a fare una maglia bassissima. Voilà, nel punto a fianco vado a fare una mezza maglia alta. Nel punto dopo facciamo di nuovo una maglia bassissima e dobbiamo alternare questi due punti per tutto il giro. Quindi alterniamo una mezza maglia alta a una maglia bassissima. È un punto molto semplice, quindi anche qui non siamo andati a cercare punti ricercati, anche perché questa lana è sfumata con dei colori bellissimi e quindi deve vedersi la sfumatura della lana. È già molto importante il filato, quindi il punto che andiamo a scegliere non è un punto estremamente ricercato proprio perché la bellezza del lavoro poi la dà il filato stesso. Quindi vedete che alterno sempre una mezza maglia alta a una maglia bassissima. In un punto vado a fare una mezza maglia alta come in questo momento e nel punto a fianco una maglia bassissima. Proseguo in questo modo per tutte le catenelle che ho avviato. Allora, guardate, una volta terminato il giro andiamo a voltare il lavoro e partiamo di nuovo facendo 2 catenelle. Allora, io il giro l'ho finito facendo una maglia bassissima, quindi faccio le 2 catenelle e poi nel punto a fianco dove avevo la maglia alta, la mezza maglia alta, scusate, vado a fare la maglia bassissima. Quindi le vado a fare scambiate. Il punto dopo ancora, nel giro precedente avevo una maglia bassissima, invece in questo secondo giro vado a fare una mezza maglia alta. Quindi andiamo a lavorarle appunto scambiate. Fate attenzione quando girate, perché se girate nel modo giusto, poi tutto il giro in automatico, ripetete solo la sequenza 1 e 1 e 1 e 1 e si scambiano da sole. Quindi dovete solo semplicemente fare attenzione a quando voltate il giro. Nel caso aveste finito invece con una mezza maglia alta, anziché la maglia bassissima come me, fate una sola catenella per girare e poi nel punto dopo riprendete a lavorare. Quindi vi giostrate in questo modo, ok? Dopodiché i punti si alternano praticamente in automatico, facendo sempre una mezza maglia alta e una maglia bassissima, si procede senza più dover fare attenzione a che punto abbiamo sotto e così via. Dobbiamo solo fare attenzione appunto quando voltiamo il lavoro. Quindi questo è il punto con cui andremo a lavorare tutta una striscia che sarà, diciamo, il 90% del nostro coprispalle. Poi dopo vedremo come andarlo a cucire assieme per creare le maniche, ma è semplicissimo, appunto, dobbiamo andare a realizzare questa striscia lunga, 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 quindi un rettangolo, ok? E la lavoriamo in questo modo. Quindi è veramente molto 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 semplice, sia per il modello in sé della costruzione del capo e sia anche per il punto scelto che impiega due punti base e che non è assolutamente proprio nulla nulla di complicato. Quindi dobbiamo proseguire in questo modo, io direi per 25 centimetri circa di altezza del nostro coprispalle. Quindi proseguiamo così con la lavorazione, quindi alternando i giri e i punti in questo modo, e dopo vediamo come assemblare il nostro coprispalle.
Guardate, ho terminato di realizzare tutto il mio rettangolo e in totale ho ottenuto un'altezza pari a 35 cm. Adesso dobbiamo prendere il bordo, diciamo i lati del nostro rettangolo, vedete, e li dobbiamo andare a piegare a metà, in questo modo formando le maniche. E questa metà, queste due parti assieme piegate a metà, adesso vediamo come andarle a cucire proprio perché si formi la manica, e dobbiamo farlo sia da questo lato che dall'altro. Quindi piegheremo questa parte così a metà e poi prenderemo l'altra parte e la piegheremo sempre a metà, lasciando la parte centrale, vedete, la parte qui al centro aperta, quindi questo sta aperto, che diciamo è la parte schiena, mentre le altre due estremità, vedete, questa e questa, sono le maniche e vanno piegate a metà e unite per circa una quarantina di centimetri. Quindi andiamo ad attaccare assieme. Sì, possiamo fare anche 38, perché poi dopo gli facciamo il bordo, possiamo fare 38 centimetri. Quindi andiamo ad unire dal bordo qui fino qui al centro per 38 centimetri questo pezzo in tutta la sua lunghezza. Quindi adesso vi faccio vedere appunto come fare. Allora, per cucire la manica ci serve un ago con una agugliata di lana. Sono andata a mettere qui uno spillo arrivata ai 38 cm che mi indica dove devo smettere di cucire, e adesso possiamo partire. Quindi al fondo dell'agugliata ho fatto un bel nodo, vado a inserirmi nel primo parte qui in modo che il nodo resti all'interno del lavoro al rovescio, non sul dritto. Dopodiché avvicino così le due parti e vado con l'ago a entrare in un'asola e nell'altra asola che compongono il punto di entrambi i lati. Poi torno indietro, prendo di nuovo le due parti assieme, tiro e procedo in questo modo. Quindi vedete che se poi vado ad allargare, questo è il risultato della cucitura ottenuta. Quindi procedo in questo modo fino ad arrivare qui allo spillo dove ho indicato che va la cucitura. Allora, una volta arrivati qui al termine della cucitura, con l'ago torno nella parte, diciamo, al rovescio, mi inserisco in un punto 2 per far passare il filo, facciamo un nodino e poi possiamo staccare il filo e chiudere il lavoro, e ripetiamo lo stesso procedimento di cucitura dell'altra manica, quindi dall'altro lato. Faccio due nodini qui per sicurezza, così possiamo tagliare il filo. Quindi adesso abbiamo cucito questa prima manica, dobbiamo andare a prendere il nostro rettangolo dall'altra parte, di nuovo chiudiamo metà, misuriamo 38 cm, ci mettiamo un segno e di nuovo cuciamo questa parte, quindi nello stesso modo. Allora, guardate, adesso dobbiamo andare a realizzare l'ultima cosa, che è il polsino della manica, ovvero andiamo a stringerci e a realizzare questo polsino in rilievo con le costine a punto elastico, perché questo vedete che elasticizza. Quindi adesso appunto vi faccio vedere come farlo. Dovete prendere la vostra manica, io prendo l'altra, voi prendete una delle due maniche a vostra scelta. Dobbiamo andare a inserirci con l'uncinetto esattamente nel punto subito dopo la metà, ok? Quindi diciamo la chiusura del giro, continuiamo a farla qui esattamente dove avevamo la cucitura. Quindi ci inseriamo qui con l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassa. Voilà.
Adesso dobbiamo andare a fare delle diminuzioni, perché vedete che qui la manica è veramente molto grande, dobbiamo andarci a stringere. Quindi andiamo a fare un totale di 25 maglie basse per tutto il giro, e per fare ciò dobbiamo fare una maglia in un punto, saltiamo al punto seguente, che sarebbe questo, e andiamo a puntare in quello dopo. Quindi alterniamo le maglie basse, un punto sì e un punto no. In questo modo, al termine del giro, se avete fatto la maglia alta quanto la mia, vi troverete con un totale di 25 maglie. Quindi vedete, adesso salto questo, vado in quello dopo e faccio una maglia bassa, salto questo punto, vado in quello dopo e così via. Per tutto il giro. Quindi vedete che salto questo, vado qua, lui incomincia ad arricciarsi e a chiudersi. E così via, quindi procediamo fino al termine del giro e poi contiamo per assicurarci di avere 25 maglie, se volete già contarle mentre le lavorate, ok? Arrivati a questo punto andiamo a fare un ultimo giro sempre di maglia bassa, dove andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Quindi vedete che per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Quindi procediamo così per tutto il giro. Ok? Arrivati al termine di questo secondo giro di maglia bassa, chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima e adesso andiamo a fare un giro di maglia alta. Quindi facciamo 2 catenelle che sostituiscono, che non sostituiscono il primo punto, ma ci servono, diciamo, per alzarci, e dopodiché per ogni punto sottostante andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi le 2 catenelle iniziali non le contiamo come punto, ma andremo a farle tutti i giri per permetterci di lavorare le maglie. Quindi vedete che per ogni punto sottostante vado a fare una maglia alta. Quindi procedo così per tutto il giro. Allora, arrivati qui al termine del giro, vado a collegarmi con le 2 catenelle di inizio del giro e vado a chiudere facendo una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo di nuovo sempre fare queste 2 catenelle che ci permettono di alzarci e portarci a livello per lavorare la maglia, ma che non contiamo come punto in questo caso. E adesso prendiamo a lavorare le maglie alte per fare il punto elastico, alternando un punto in rilievo davanti e un punto in rilievo dietro. Quindi parto facendo il rilievo davanti in questo modo, vado in quella successiva a fare il rilievo dietro, quindi vedete che invece di puntare come nelle maglie alte normali, qui passo attraverso il punto, uno in questo modo con l'uncinetto per fare la maglia in rilievo davanti, mentre per fare il rilievo dietro ci passo da dietro in questo modo. Quindi devo alternare la sequenza di questi punti per tutto il giro.
Arrivati al termine del giro mi vado ad unire sempre qui con le catenelle con una maglia bassissima, vado a rifare le mie due catenelle per iniziare un giro nuovo e a questo punto dobbiamo proseguire sempre alternando questa sequenza di punti, uno in rilievo davanti, uno in rilievo dietro e vanno incolonnati. Quindi qui dove abbiamo iniziato col rilievo davanti, di nuovo dobbiamo andare a fare un rilievo davanti, proprio perché i punti vanno incolonnati e non scambiati. Vedete, lavoro di nuovo il rilievo davanti. Qua ho un rilievo dietro nel giro precedente e di nuovo vado a fare un rilievo dietro. Quindi alterniamo la sequenza di punti facendo in modo che si crei questo motivo a costine con tutte le maglie alte incolonnate, esattamente come sono state lavorate nel giro precedente. Ok, dobbiamo realizzare in totale 6 giri di maglia alta alternati in questo modo, quindi abbiamo appena iniziato il secondo e ve ne restano da fare, oltre a questo, altri 4.